plastica vi lascia indifferenti. Se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Life Man, questo è il jingle, saltiamo. Indifferenti, indifferenti, indifferenti. Siamo in onda? Nino, siamo in onda? Sì, siamo in onda. Buonasera. Siamo in... I microfoni li ho accesi, sì. Li hai accesi i microfoni? Sì, sono accesi. Siamo i microfoni. Siamo in ritardissimo, sono le 20:44. Beh, allora, è iniziato il mese di marzo, la nostra solita sfortuna ci colpisce. Che dovete sapere, noi siamo che programma molto... siamo? Il programma più sfortunato di Radio Baiano. Qual sì, è? Radio Indifferenti. Come adesso vero, Nino? È partito lo spot che ogni volta non stacchiamo mai. Sulla mia voce. No, l'abbiamo staccato in questo momento. Benissimo. Ok, era il nostro spot oggi. Ci sei anche oggi. Marzo, dovevo... te lo farai tutto il mese di marzo, mi abbandonerai a metà. No, gli esami stanno a giugno-luglio, quindi fino... Quindi, per chi mi ha chiesto, ma Nino ce l'avrei a fianco ancora per parecchio tempo? Sì. Sì, purtroppo mi dovete... Se mi stai ascoltando, sì, sarà qui ancora per parecchio tempo. Mi dovete ascoltare per forza per parecchio tempo. Veniamo al nostro ospite. Se okay. Qualcuno si ricorda, il mese scorso, quando facevo era l'intervista... Era il lontano... Il lontano la data non di me la sicuro ricordo. Era o martedì o giovedì. Esatto. Sicuro, questo ne sono certo. Erano qui Massimo e Michelangelo dei Blindur. E ci stava sempre un nome che circolava. Che era, Nino, dillo tu. Il nome di Poppo, oppure Poppo. Poppo, meglio Poppo. E noi oggi ce l'abbiamo qua. Buonasera, Poppo, sì. Sì, buonasera a tutti. Com'è andato il viaggio? Tutto a posto? Il viaggio è andato per bene, però ho fatto sempre con il mio solito ritardo. Hanno una cosa in comune, che pure Massimo è ritardatario. Anche Massimo fece tardi la puntata. Ah, pensa che Massimo, a differenza mia, è preciso. Cioè, lui veramente credo che sia una persona attenta e precisa. E invece sono proprio l'opposto. Infatti alcune volte gli chiedo, ma Massimo scusa, se sono così. Cioè, ma tu almeno... Sì, ma tu muovi bene almeno, così sta così. Infatti sì, cioè, so proprio, cioè, viaggio proprio con ritardo, però la però, mia macchina sì. L'importante è che sei qua. Sì. Noi siamo contenti di averti. Io contentissimo, sentito. Anche perché qua è troppo carino, cioè, troppe belle persone. Dici chi ti accompagna. Mi accompagna una persona che da poco tempo, insomma, si è preso il coraggio di accompagnarmi nelle mie cose, ed è Andrea Capuano, che è qui vicino a me, signori, facciamo un applauso a Andrea Capuano. E lui ha un gruppo suo, ha un progetto suo che si chiama La Buriana e Signoria Anarchia, che è un tributo fantastico a D'André. E invece mi hanno lasciato da solo con lui Augusto, il batterista, Manuel, il pianista della piccola casa e prestazioni occasionali, e la fantastica voce di Linda Supino, che credo stia studiando ora. E poi c'è anche qualcuno lì dietro. E poi lì c'è... In fondo, lì c'è, neanche a farla apposta, è arrivato per caso poi oggi, ha detto vieni con me. E, grazie a lui esiste questo nome, Piccolo Orchestra per Prestazioni Occasionali, perché facemmo, in pratica il progetto nasce come accompagnamento al reading, a delle letture, che erano delle sue poesie. E facciamo questo contest, insomma, questo Marte Live per la letteratura, e ci chiesero proprio il giorno dell'esibizione, ma sì, ma il gruppo come si chiama? E io lo guardai in bacio e dicevo, metti Piccolo Orchestra per Prestazioni Occasionali, e a lui piacque e disse, ah sì, è bellissimo, e da là è nata, insomma, questa favola. La prima domanda è già fantastica. Io volevo, sì, come mai Piccolo Orchestra? Già ce l'ha spiegato. Però... Se me lo chiedi, ci sta il fatto, cioè nel senso che poi magari se hai fortuna a diventare veramente qualcuno, comunque a divertirti magari con la musica, che ci sta l'aneddoto, perché per me era Piccola Orchestra per prestazioni occasionali. La prima serata di Augusto alla batteria, poiché io facevo le locandine del gruppo, le facevo con Picnic, che era un programma per le fotografie, e quindi immagina tutti, il formato era quadrato. Quindi per mettere Piccolo Orchestra per Prestazioni Occasionali lo misi dall'alto verso il basso, e quindi lui disse, ma quindi l'acronimo di Piccolo Orchestra per Prestazioni Occasionali è Poppo. Ma io non c'ero pensato, cioè si è arrivava un po' per genere. E da là, dalle 8 fu il giorno, insomma, perché da là ormai non mi chiamano neanche più Giuseppe o Giorgio, ormai mi chiamano Poppo. Cioè, pur mia mamma. Cioè, pur mia mamma ormai mi chiama Poppo. Visto che solitamente inizio sempre io a mitraglia a fare le domande. No, lascio sempre a te, lascio. Oggi voglio fare un'eccezione. Perché tu inizi a mitraglia? Apri tu le danze. Beh, allora io inizio già con la domanda, visto che le hai citate già, ha citato Massimo. Sì.
Come è nata l'amicizia con Massimo e quando e quanto ha influito sul tuo lavoro l'amicizia con Massimo? Allora, mi hai fatto una bellissima domanda, perché? Perché io e Massimo ci siamo conosciuti grazie al Be Quiet. Il Be Quiet è un collettivo cantautorale, e stasera insomma c'è serata, che si fa a Napoli, un fatto carino dove tu vai là, non gli interessa chi sei, l'importante è che tu abbia canzoni e cose da dire. E una sera mi trovai, dopo aver preso coraggio, perché sono una persona che per iniziare a fare questo c'è stato un percorso lunghissimo, e diciamo che Poppo per quanto riguarda gli inediti vive da un anno neanche. E ci incontrammo al Be Quiet. Io salì sul palco, insomma, feci questo pezzo. Scendendo, lui mi disse: "Ciao Joseph, io sono Massimo. Ti posso dire il pezzo che era un elfo? Il pezzo è una delle cose più belle che ho ascoltato negli ultimi 10 anni. E poiché io sono proprio di una vergogna assurda, non dissi nulla, dissi solo e me ne andai. Ehi, ma chi sei con voi? Cioè, nel senso, ehi. Da là è nata un'amicizia fantastica, ma può sembrare anche scontato. Diciamo che in un periodo nettamente difficile sia della mia vita, proprio in quanto vita, che nel mio percorso, tra virgolette, artistico, se lo possiamo chiamare tale, sì, è stata una persona che mi ha preso, mi ha pulito da letame assurdo e mi ha dato tanto, ma veramente tanto coraggio. Infatti un giorno disse: "Senti Poppo, ma tu via fa, vuoi venire in Francia con me?" Ma se magari già veni a fare in Francia con te. Eh sì, e quindi e ha influito per quanto riguarda. Noi abbiamo due modi completamente diversi di scrivere e di fare le cose. Che però poi dopo trova un incontro, magari diciamo nella sincerità di fare queste cose. E con lui ci stanno delle chiacchierate immense dove parliamo veramente di tutto e c'è un giusto confronto, non c'è mai quel sentimento di invidia o di cose che tu puoi avvertire nei confronti magari di tanti altri che provano a fare questo, perché alla fine noi ci proviamo e ci divertiamo alla fine, senza troppo impegnarci con la testa. Ci crediamo perché uno ci Sì. crede, magari è d'accordo nelle cose che fa, però senza troppi fighismi a perdenza, cioè nel senso siamo essendo di Mondragone, cioè su cose sincere, basta, Io genuine. parto da una domanda che va è solo per Poppo. Vai, vai. Che non me ne voglia Massimo, però mo la puntata è di Poppo. Tipo. E perciò dobbiamo fare le domande a Poppo. Allora, No, vabbè, era lo importante, so che era dovevo importante. chiederlo, No, lo infatti sì. sai, dovevo. Prima di andare in onda, mi dicevi che la piccola orchestra per prestazioni occasionali non faceva all'inizio gli inediti, era nata per fare cover, reinterpretazioni. Qual è il repertorio? Guarda, noi abbiamo la fortuna di avere una voce fantastica, che veramente si può promettere tanto, però abbiamo avuto sempre il vezzo poi di fare quei brani per come li abbiamo percepiti noi, quindi mai una copia vera e propria del brano. E, guarda, noi facciamo delle cose da magari anche Tintarella di Luna, arriviamo a pezzi di Etta James, piuttosto che lei canta Vinicio Capossela o Paolo Conte, pur essendo una voce femminile. E io di solito faccio il motivatore di disturbo, facciamo da Celentano a Ray Charles, cioè nel senso non ci siamo mai posti il problema di. Sì, l'importante è che si possa passare una bella serata. Infatti, spesso le nostre serate finiscono con. Se arriva uno verso mezzanotte e mezza luna, non capisce chi è il gruppo che ha suonato e chi è la gente che stava ascoltando. Perché cioè, si crea siamo quelle situazioni nettamente alcoliche e altalenanti che poi dopo ti porta a dire: "Ai, ma di chi è il compleanno?" E invece dal punto di vista della scrittura, Sì. quali sono gli artisti che ti influenzano di più? E questa è una bella domanda perché. Paradossalmente non ci stanno. Ci stanno delle cose che mi vado a risentire, per esempio, ascolto tanto, ho ascoltato tanto e letto tanto Capossela, piuttosto che cantautori italiani, ma poco. Cioè, io vengo da altri, cioè io ascolto i Tool e leggo Capossela, per esempio. O Bjork,
e magari mi vado a vedere. Iannacci, credo che lo adori. Credo che lui involontariamente sia stata una cosa che mi ha sì, veramente mi ha portato via pensieri. Perché magari sempre il suo modo di essere apparentemente comico, e tu non sai magari se che lui abbia fatto veramente musica, che lui sembra sempre un comico. Invece nelle cose che scrive credo che sia proprio geniale. Sono cose Sono veramente, sì, d'accordo. cose veramente geniali. E divertenti anche se magari ti racconta fatti tristi, perché alla fine credo che le persone sono così, cioè ti possono girare anche altamente i coglioni un giorno perché magari una cosa non ti è andata bene, piuttosto che al lavoro, lo studio, però un attimo dopo magari ci scherzi, poi dopo ritorni a casa e c'hai un'altra volta il pensiero di quello che è stato. E questo è anche il mio modo di magari di scrivere o di fare musica, cioè 5 minuti prima stai induppato perché insomma hai litigato con qualcuno piuttosto che un altro fatto, e 5 minuti dopo non fotti più niente. Si può dire dentro in radio? Sì, si può dire Noi tutto. siamo Free, free, cioè free, siamo politicamente scorretti, quindi Ah, cioè buona. possiamo Ok. dire, ah, oh, quello vale di merda, Sì, quel gruppo di tutto. merda, si Ah, può dire tutto. Qua tipo è ok, una valvola di sfogo. Se ti vuoi sfogare, i quindi vieni microfoni qua sono aperti. inizierò. Io vi vorrei dire, popolo che ci ascoltate, che mi sono rotto i coglioni. Adesso dopo ti farò qualche domanda per farti sfogare, non ti preoccupare. Ah, Prima di ok. mandare un pezzo, così ascoltiamo un po' cosa Sì. fanno. Io, visto che io dico sempre, quando faccio i post, quando promuovo, fra virgolette, il mio programma, sostenete la musica differente. Il vostro progetto, secondo te, cosa ha di differente rispetto agli altri? Qual è quella marcia in più che ha rispetto agli altri progetti? Il fatto che dopo un anno non ho un disco, il fatto che non mi posso proporre ai locali perché loro ti chiedono di ascoltare No, qualcosa. però musicalmente parlando. Ma io non lo so, cioè nel senso forse sarà perché mi dicono che faccio le canzoni, che scrivo le canzoni senza i ritornelli. Non, è una cosa che non mi preoccupa, cioè nel senso non, soprattutto apprezzo tanta musica nostra, cioè nel senso piuttosto di andarmi a sentire un gruppo famosissimo del passato, preferisco andarmi a mettermi in macchina e mi vado a sentire Massimo piuttosto che Fede Marlène, piuttosto che Raffaele Giglio, cioè preferisco andare a sentire quelle cose là. Perché so forti, cioè nel senso, fortunatamente, mo, tipo il 20 marzo stiamo a Capua, perché una tizia coraggiosa come voi, si chiama Roberta Cacciapodi, credo che Sì. conoscete, ci ha invitato a partecipare a questa rassegna. Infatti, domani stanno Fede e Marlene, poi ci sarà anche Massimo e i Fabbrica Sì. 2.0. Quindi, preferisco più fare queste cose qua, che. Li ascolto, mi diverto e partecipo per bene alle loro serate, però provo a fare le cose mie, apprezzo veramente tanto e tutti. Non viene mai. Poi ci stanno le cose che magari non ti piacciono, boom, amen. Tipo? Tipo quando entro in un locale e trovo il tizio poco sincero che si mette in un angolo e fa il figo e ti violenta perché lui ha il verbo in mano e ha quell'atteggiamento da artistone, magari non si ricorda che tutta la spesa sta in Mondragone, magari a Sonà, o piuttosto che sta a Napoli, ma non esce là, cioè nel senso, magari prendersi a volte un pochettino Meno sul meno sul serio. serio, che poi è il segreto magari dei grandi. Sì. Cioè, e ti faccio un esempio: per me era una persona che non appartiene alle mie amicizie dirette, però, per esempio, Raffaele Giglio, piuttosto che Fede Marlène. Io lo vedo come gente nettamente valida per la musica e poi magari le conosci e vedi che sono persone tranquillissime, cioè nel senso non si fanno un attiggiato, boh, magari uno fa 3 serate e dice faccio il tour, ma assolutamente no, cioè capito? Ma assolutamente no, Quanti ce ne stanno di persone WhatsApp. così? Quante ne conosciamo? Però mi disse una volta un insegnante di italiano, mi disse noi eravamo una classe proprio di gente di merda proprio. E lei non riusciva mai a fare lezione, mai a fare lezione con noi. Cioè, entrava, burdello, cartella che volava. Un giorno entrò in classe e ci mise un bigliettino sopra ogni banco. E disse, ragazzi, leggete quello che c'è scritto su questo bigliettino quando me ne vado. Lei 5 minuti e se ne va via. Sul bigliettino stava scritto, se ti puoi sopportare tu per tutta la vita, ti posso sopportare anche io per 5 minuti. Quelle sono le cose che, come dice Fabio Volo, che sicuramente mi accade, oddio Fabio Volo, non si può sentire! Ma io uso anche come Fabio Bolo su Capisci? Facebook. Cioè, sì, è così. Comunque sì, l'11 settembre, quel fatto che ti cambia.
ci stanno tanti che si devono supportare veramente loro per tutta la vita, insomma, possiamo veramente supportare anche 5 minuti e poi usiamo la scusa della sigaretta per andare fuori. Come dice Maldestro, Maldestro è un'altra persona fantastica, cantautore campano, sì, fantastico. Però mentre lo ascoltiamo il pezzo, sì, loro non possono usare la scusa della sigaretta per andarsene perché devono rimanere qui anche. Mm. Mariano ci dice: Fabio Volo, uccidetelo per piacere. Ma Mariano, Maria, scusa. Ma uccidete a me, mo, a Fabio Volo. No. A chi dobbiamo uccidere? Grazie a Mariano che ci sta ascoltando, visto che ci ha scritto, vuol dire che ci stai ascoltando, giusto? Fammi un cenno. Comunque, Maria, non ti abbiamo anche, cioè, nel senso, ci paga troppo appresso a Fabio Volo. Solamente per citare un fatto sciocco. E noi, visto che l'abbiamo citata, mandiamo un elfo. Di Fabio Volo. Della piccola orchestra per presentare. Chi non conosce la canzone di Fabio Volo, cioè questo. Un elfo, sì, della piccola orchestra per prestazioni stagionali. E noi torniamo qua fra poco. Un raggio di sole nella camera che dorme ancora, scruta la mia scrivania, evidenzia la polvere, tazze vuote sporche di notte e libri nuovi da leggere ancora, storie vecchie come il mondo. So già il finale perché ho visto il film. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Adoro la gente scontata perché nasconde sempre qualcosa. Ho visto spose vestite di bianco scappare come nuvole in tempesta. Preti rubano sogni ai bambini e non si vestono di imbarazzo. Conosco un pazzo che ricuce il tempo e non è detto che ricuce un sarto. Un elfo parla con l'uomo della memoria, mi prende e mi riporta indietro nel tempo, i posti che non ho mai visto, giuro. Mi racconta come è nato il mondo, Dio squarciò il grembo della luna, un fiore cade attraversando il cielo, l'arcata diventò mare, un petalo fece il resto. La 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 la, 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 la la la. I treni arrivano in orario e non passano una volta sola, forse sono io che cambio binario, non è questione certo di sfortuna, le coincidenze ci mettono. Sbagliato, spirito dei monti accompagna il mio viaggio e se mi perdo risparmiami il peggio. Ho pagato un pedaggio salato per vivere il mondo come faccio anche adesso. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Parole vengono da sole, note sconosciute vibrano in aria, lasciano i segni di questo cammino. Mia madre che mi urla ancora e che vorrebbe un figlio sistemato, io le spiego, faccio il cantautore, lei vorrebbe invece un avvocato. Un elfo parla con l'uomo della memoria, mi prende e mi riporta indietro nel tempo, in posti che non ho mai visto, giuro. Mi racconta com'è nato il mondo, Dio squarciò il grembo della luna, un fiore cade attraversando il cielo, diventò mare, un pedalo fece il resto. Elfo parla con l'uomo della memoria, mi prende, mi ricorda dietro le tempo, i posti che non ho mai visto giù, mi racconta come è nato il mondo, Dio squarcia il grembo della luna, un fiore cade attraversando il cielo, la luce diventò mare, un pedalo fece il resto. Elfo parla con l'uomo della memoria.
Ebbene, ebbene, salutiamo Licia Napolitano. Licia Napolitana ha messo una fotografia di una pizza con la scarola, che è qualcosa di A assurdo. quest'ora. E prima, c'era un po' più giù, c'era il posto di Metro Rock, che erano le zippole. Quindi, Metro lo so, e Rock. poi boh, se sono roba da mangiare su Facebook a Vero, sono quest'ora, nostri ragazzi. E colleghi, boh, però. mettiamola fissa qua e Mettiamola osserviamola. fissa. Arriva la domanda che io ti ho rubato tanto tempo Allora, fa quanto è e che. importante la pizza di scarole Per i Per Poppo? Poppo? Assai, me le un sacco male capo e anche un sacco male stomaco. Era questa la domanda che mi hai No, la mia rubato, no? domanda è che tu avrai già capito che domanda voglio fare, ma dei Ah, Poppo ci sono boh. soltanto loro due e Sì. Io quindi. volevo, prima che fai questa Sì. domanda, allora volevo dire una cosa. Oh, ma ricominciamo, Ho Nino, non si può. dimenticato di scaricare la sigla per la tua, perché non stavo a casa. Fai anche a loro la raccomandazione No, avanti. io vi dico semplicemente che Francesca, verso la fine della puntata, avrà questa sua rubrica, cioè farà questa sua rubrica e la soundtrack, bello come ho detto, della sua rubrica doveva essere la Carmina Burana. Mo, secondo voi perché dovevo mettere quella canzone? Cioè, è una cosa bella, felice o è perché Francesca equivale a quale ansia? Oddio, Andrì. No, vabbè, è solenne. È solenne. Vedi, è solenne! Beh, solenne è sintomo d'ansia, però. Perché non ancora hanno capito niente. Comunque, come al Comunque, solito, devi fare il vai. tuo siparietto comico ad ogni Sì, ma è puntata. bello il siparietto comico mio. Me lo chiedono sempre. Cioè. E l'hai fatto adesso, così ce lo siamo tolto Sì, no, dopo davanti e faccio la non lo fai più. presentazione. Perché non c'è la canzone. Al massimo la metto con il telefonino la canzone. Vabbè, tutto Senta, quello potevi che. fare cavuk. Vai. Io volevo chiedere, visto che dei Poppo ci sono loro due, facciamo questo gioco dei pregi e difetti. Quindi ditevi a vicenda un pregio ed un difetto, sempre artisticamente, ma all'interno della piccola orchestra delle prestazioni occasionali, un pregio e un difetto. Quindi io lo dovrei dire di Andrea e Sì, degli altri che stanno a no, casa? solo di voi tre, o Ah, Sasha, ok, via. infatti sì. Allora, difetti di Andrea, pomo, non ne vedo, è una persona precisa, è una persona nettamente più precisa di me, dove se io mi scordo un fatto è facile che me lo fa ricordare lui, vedi pure le prove. Sì, ha pure quell'intuito, quell'intelligenza che a me piace, musicalmente parlando, non è scontato nelle cose che fa. E forse se si fa la barba riesco anche a baciargli il collo, potrebbe essere un fatto. Però sì, dai, per ora va bene, forse la sua estrema precisione, essendo io nettamente impreciso, a volte potrebbe cozzare, però poi nel Infatti, momento in cui capisco che il problema sono io, allora è a posto. lui se l'è Giuseppe, cavato. sì, no, Giuseppe è molto creativo, il suo, diciamo, pregio principale è che sa parlare molto molto bene con la gente. Però. No, non c'è nessun però. Però hai calzini Forse lui. bucati. Forse il fatto di avere questa personalità istrionica a volte mi fa dimenticare che i pezzi, diciamo, hanno bisogno di lavoro, i pezzi possono andare a suonare, Sì. eccetera. Ma vittato, Ti sì. devi migliorare però. Sì, è giusto che più preciso. Però guarda, potevi ricambiare la gentilezza dicendo neanche Giuseppe ha un No! difetto. Però immagino di dire no, è Naruto. È proprio Naruto, cioè nel senso, capi, non arrivo mai puntuale, ma con me è stupato, poi fuma assai. Però è andato bene. No, sì, grazie. Grazie Andrea, ma pure perché siamo Dopo con la macchina mia, quindi puoi tornare a piedi. rimani qua nel Sì. E nulla. Boh, me la possiamo sappi che cavare ancora. Avellino alla zona nostra è collegato un po' male, quindi ti dovresti prostituire sull'autostrada e non si può neanche fare. Vabbè, dormi qui, abbiamo il divano. Divano c'è, sabato c'è, domani non so se c'è qualche puntata, quindi credo che se ne apre sabato, Sì, se poi ti veniamo apre ad aprire sabato la radio. sabato. Ah, ok. Poi se, signori, voi che state dall'altra parte di questi schermi e di questi microfoni, è in fatto, cioè si sta proprio per bene, si sta quieta, e se mi danno asilo io veramente ci vengo a dormire. E ogni mattina vi sveglio con un buongiorno diverso, con la pizza con la scarola. Che non si aggiorniamo la pagina del Mamma nostro sta pagina che Facebook. te ne va a Uscirà a mandare. breve qualcos'altro da Mentre mangiare? guardi, io Sì. voglio chiedere Sì. a loro, ma perché non suonate un pochino?
Va bene. Che dici? Sì. Io ti posso fare una domanda. Vogliamo iniziare da un pezzo, come dice il caro amico il cantautore Giovanni Blocco, un pezzo schiattapau? O vogliamo. Che vogliamo iniziare? Con un. Abbiamo trovato anche il pezzo. Proprio perché prima parlavi di Massimo. A Massimo credo che questo pezzo piaccia, ma non so se sta. Massimo, se ci stai ascoltando, parla. Contattaci. Ma non so, che lui sta lavorando a studio, tipo nelle miniere. Sì, e credo che insomma gli possa fare piacere. Pure se non ci sente, se non ci stai sentendo, Massimo Blindur, qualcuno te lo verrà a dire che sei una luta. Cave cazzo. Cioè io la sera che tu stavi qua. È vero. Ha scritto, ci ha contattato, sì. Tutta la puntata si è ascoltata. Dopo lo contattiamo, andiamo a cercare i contatti, lo contattiamo. Esatto. Dove cazzarola stai? Mo sta al Be Quiet, sta facendo il cantautore figo al Be Quiet, che poi parla sempre con quel vocione che c'ha, insomma rompe il cazzo a quelli che stanno sul palco. O se non sta ancora nel suo studio, beato, tranquillo, a vedersi i suoi pezzi meravigliosi. E non ci ascolta. E io penso che quella sera forse c'era l'Isola dei Famosi e non ho visto l'Isola dei Famosi. O potevo leggere, caro, come si chiama? Mariano. Potevo leggere un libro di Fabio e non l'ho fatto. E comunque questo qua è canzone semplice. Sono grandissimo. Camminerei ore ed ore sotto il sole senza stancarmi mai, seguendo l'orizzonte in equilibrio e sorridente per ogni fiore che germoglia sul cemento, e attento non calpesto, ancora vesto di attenzioni verso meraviglie inaspettate, anche se piccole e scontate, che il mondo ancora mi può offrire senza abbuzzare il sangue, senza più soffrire. Sul filo del tempo che passa, senza pensare a cosa è stato e a cosa sarà, mangiando presenze, pane caldo, birra buona e sorrisi sinceri da invitare a consumare il pasto, e cedo volentieri il posto solo per alzare un bicchiere al cielo, e che Dio chi per lui benedica le intenzioni nei viaggi di tutti, e chi resta fermo tenga aperte le braccia e la casa per un ritorno. E ci sarà un'altra notte di musica, e sui volti della gente troverò parole nuove, e sentirò battere cuori a tempo, e negli occhi della gente troverò parole nuove per un addio, un arrivederci o una semplice canzone. Parole nuove e sentirò battere i cuori a tempo, e negli occhi della gente troverò parole nuove per un addio, un arrivederci o una semplice canzone. Hey, ra, 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 ra. Parole nuove e sentirò battere i cuori a tempo, e negli occhi della gente troverai parole nuove per un addio, un arrivederci a una semplice canzone. E questa è la canzone semplice, scritta con la K perché ci piacciono i 24 grana. Che bravi! Sì. Noi siamo Mariano che ci ha scritto
Meglio la pizza con ricotta e salame. Ah, bravo. Mariana, mo ci stai volendo. Parlo tutta la salata, Fabio vola così. Mariana, dici se ti sono piaciuti invece di parlare di cibo. Mariana, dici di sì perché sto leggendo. Devi fare qualche appunto, sai, vuoi fare complimenti. Contatta Massimo intanto. Ci state, ma dove conto, Mariana? Nina, ma tu che ne pensi dei poppo? Chi è Sam? Me coglioni. No, per ora già il primo pezzo, papam, così direi. Papam. Direi stiamo già dando fuoco al box. Al box. No, io comunque al prossimo pezzo che devo fare come a Massimo con le bottiglie. Sì, che ma poi infatti sì. Poi dopo al prossimo pezzo con le bottiglie si è nell'audio, mentre diciamo, fisce la canzone è un effetto. È un effetto. Ma un po' di effettistica mettiamo. Prendiamo a parole Massimo, do a voi l'onere. Ma non ci sta ascoltando. Noi scriviamo, lui capirà che siamo noi. Non è nemmeno in linea. Ma gli arriverà il messaggio. Molto bravi, i testi sono musicali, ci dice Mariano. Grazie Mariano. Mi piacciono. Wow, serio? Grazie Mariano, ti giuro. Meglio la pizza cascarola. Beh, Mariano, se vuoi puoi anche mandarci una ricetta, non lo so, a volo. Se proprio dici che è buona la pizza con ricotta e salame. Ma Massimo ci può dedicare un pensiero visto che è scrittore. Ah. Sì, però io dico, visto che è buona la pizza con ricotta e salame, noi lo invitiamo a portarcela un po' ora, visto che sono le 21:17. Sì, è vero. Voi gusti, va bene così? Quello che ci dà. Ok, quindi noi aspettiamo. Ma noi siamo gente umile, da Pasquetta, cioè nel senso qualsiasi cosa, frittate maccheroni fredde. Vado da mia nonna un attimo, se è rimasto qualcosa della sua cena e voglio che frittate di maccheroni. Comunque, torniamo seri. Andiamo. Okay. Parliamo un po' dei Poppo e di Giuseppe, cantautore che scrive. Che tipo di cantautore sei? Sei uno che scrive di getto e dice ok, questa va bene, oppure sei uno che sta là e corregge? No. Io credo un fatto, quando magari mi capita di scrivere queste cose simili a canzoni, la cosa bella è che magari ti viene subito. Tipo come se, io lo dico nell'accezione positiva del termine, come se fosse un vomito. Cioè nel senso una cosa che tu non riesci a controllare, perché quando insomma devi buttare tutto quanto fuori e poi dopo pare che stai bene. Perché così è. Tipo un'amica mi disse, ma voi non dormite la notte, ma fa che non volessi dormire la notte, ma fa che non volessi una vita tranquilla, però mio padre dipingeva, quindi a me la cosa che, visto che non so dipingere, non so ci disegnare, veramente sto un cacciso proprio, cioè nel senso, disegno a scuola, mi facevo le fotocopie. E poi mi attigiavo, dicevo, mica ti posso portare gli originali, ti porto le fotocopie. E quindi, cioè, nel senso, magari quello che provo a fare nel mio scrivere, se si può chiamare così, è proprio questo, magari un profumo, un particolare di una cosa che magari non si può descrivere nel modo più breve possibile. Questo è, e le cose vengono molto, molto di getto, credo di avere, mo ci vuole. Tantissime cose scritte che già avrei come già fai, cioè nel senso potesse tenere tre album. Ma a proposito album, ma sto disco, questo disco arriva a breve, cioè arriva. Credo forse sì, poi torni, certo, molto volentieri. Ma vi posso tornare pure alla puntata di qualcun altro, cioè, perché sì, un po' piacere stato. Io butto un'altra domanda lì che ci sta riflettendo un po', come, o meglio, quando, come e quando ti sei reso conto di avere questa capacità, meglio, di scrivere, di voler raccontare un qualcosa attraverso la musica e di dar vita a Poppo, a tutto quello che sei ora e a quello che comunque anche ci hai fatto ascoltare? Bella domanda. Tu potessi fare concorrenza a Marzullo, che io adoro, è uno degli unici programmi che vedo. Di spalle. La cosa è nata nel voler di avere l'esigenza magari di raccontare delle cose che siano fatti di proprio di vita quotidiana, perché pur abitando a Mondragone, che è un paese più che altro tranquillo, e abitando in una zona di Mondragone che è nettamente tranquilla,
Però ci stanno quelle due o tre cose che ti danno veramente fonti di ispirazioni, tipo Vincenzo che è un pazzo che sta vicino a casa mia, o se no Peppino che fa volantinaggio, un tizio assurdo, gira alle 4 di notte con ante di frigoriferi in mano, si canta canzoni e suona da solo, cioè nel senso. Quindi sono queste le cose, o se no ci sono tipo certi anziani che hanno un circolo proprio fuori casa e ogni mattino quando passo tanto un occhio perché magari non riesco, cioè magari non dormo e vado a prendere il caffè, dopo dovendo prendere la macchina e di solito la parcheggio sempre in posti diversi e loro mi fanno tipo hai miss là, ma te ricordo male, cioè quindi vivo queste cose qua e poi dopo le porto, le filtro, le guardo poi a modo mio, ma tante altre cose, ed è più che altro è stata un'esigenza. Prima scrivevo magari tipo racconti lunghi e magari provavo poi a, diciamo, a recitarli, poi da là iniziavo a scrivere questi racconti e prendermi la storia di quello che avevo magari scritto e portarla a forma canzone. Infatti certe volte mi scordo che esiste anche il lato magari commerciale del ritornello, ci mette a fine. Allora magari alla fine poi ci sta la cosa e dici ma perché non lo puoi mettere prima? È stata credo proprio un'esigenza di voler buttare forse pure un attimo di sincerità in più, perché a volte magari questa è stata una cosa che mi ha reso spesso e volentieri una brutta persona, di non riuscire a essere proprio tanto sincero con le persone che mi stavano vicino, e questo fatto mi faceva nettamente soffrire e rendere poi una brutta persona. E quindi magari se dovevo dire delle cose, poiché mi chiudevo magari in me stesso, trovavo questi muri assurdi, preferivo poi scriverlo, o se no andare vicino a questa persona e pure sfiorarla, per me quella era scusa, ma non è così. E poi dopo magari ti capitano queste cose qua e tu inizi a fare ok, allora se ti fa piacere di vedere una persona, se ti fa piacere di stare con una persona e tu ce la dici, non glielo devi neanche cantare, che poi è troppo facile, magari tu, tra virgolette, puoi amare una persona e gli scrivi una bella canzone con le belle parole, però non ci metti vicino a sta persona perché la persona magari veramente per te è importante, poi le persone se ne vanno, come fa a farlo? Scrive canzoni. Infatti io penso che magari, cioè nel senso che ci stanno da quelle due persone, magari forse pure l'ultima storia finita, dice ma boh, perché tu sta male che a scrivere canzoni. Allora va bene, cioè nel senso, però è stupido come fa. Vorrei non, magari non scrivere, non fare musica, però tenermi le persone che veramente sono state importanti per me, tenermi a fianco, però magari non è capitato, non sono stato bravo e quindi scriviamo canzoni a volte anche per chiedere scusa o per rivivere un momento, tipo magari dopo se c'è la possibilità, magari Orme, che è un pezzo che alla fine proprio non è solo De André e Nelfo che ci hanno ucciso, saluto. No, ma tu sei Elfo, la, ma che maronna, ma che è? E quindi sì, magari il voler riportare dal passato un momento che è stato bello, o magari magari viverlo in modo diverso, quindi tu ti vai a scrivere quella cosa o ti vai a riprendere proprio il passato, ma non come ricordo perché devo fare buono, magari ti viene da scrivere di quella cosa. E questo, magari poi dopo quando facciamo Orme, sì, tipo su cosa. La televisione devia. Cioè, io sono cresciuto, allora io ho 31 anni e credo che per 30 ho mangiato a pranzo io, mia mamma, mio padre, e le mie sorelle e la famiglia Forrester di Punti. Cioè che è arrivato a un certo punto che avevo di famiglia, c'erano fatti, si muore Stefani, allora, cioè con mente deviata, allora spesso e volentieri tu cresci con uno che tena, lei che c'ha sempre due uomini, lui che c'ha sempre due donne, e ti credi che forse è la normalità, ma non fa buona così, cioè non può fare una vita così. Cioè noi andiamo sempre su, è bellissima la cosa. Poi dice, vabbè, per stemperare, no, ci vuole. È bellissimo, cioè beautiful. Io visto che prima ho fatto la domanda su che tipo di scrittore Giuseppe, volevo sapere il pezzo al quale sei più legato e quelli invece di cui sei proprio scocciato, che vorresti proprio non aver mai scritto. Allora, forse questo non c'è, perché bene o male poi dopo certe volte me li ricanto. Però credo che un pezzo a cui tengo particolarmente è un pezzo che poi non ho mai fatto, perché non riesco neanche a cantarlo, ed è 28 luglio, che è un pezzo scritto poi in napoletano, e
parla di mio padre, cioè nel senso, credo che sia stata la prima cosa finita che ho fatto in 31 anni di vita, cioè iniziare a scrivere, fare quella cosa e finirla. E ci tengo tantissimo, però non l'ho mai fatta live, cioè nel senso, ma neanche un po'. Anche ultimamente, l'ultima volta che l'ho voluta fare, forse, e la cantava proprio Linda tutta, perché non ci riesco proprio. Poi dopo ha giurato a mezza, cioè perché non è possibile. E, no, so bene o male legato un pochettino a tutti quanti i pezzi. E, sì, essere identificato solamente nelle cose più, tra virgolette, allegre, va bene. Cioè, va benissimo, però ci stanno delle cose molto più, magari, mie, più introspettive, più silenziose. Tipo preghiere, che tu la preghiera magari te la fai di notte, la bisbigli, quelle cose così, pure che tenga una voce merda tipo tra di noi. Allora capito? Allora tu, secondo me non è vero, secondo me non lo so, però è così, cioè nel senso, è quello il fatto di, e della prossima puntata facciamo come The Voice, ci mettiamo di spalle e poi prendiamo il bottone. Sì, cioè commento, però voglio anch'io, voglio i cugini di campagna anziché tipo Facchinetti e il figlio, cioè guarda, se vuoi cugini di campagna, però mo devi sapere. Eh? Ecco, loro non ci, a casa non ci vedono. No, però tengo una capa assurda. Scusami, in tutto ciò ci sta Manuel che dice: per farmi leggere dove devo scrivere? Se non... aggiungi. Per contattarci potete scrivere sia sulla pagina di Radio Baiano, oppure potete aggiungerci su Radio Baiano Web Radio. Noi vi accettiamo subitissimamente e ci scrivete. Così, se dovete venderci a parole, noi. Ma non le tue famiglie, il pianista. Non ci sono problemi, tastierista pazzo. Il pianista sull'oceano. Comunque, tu volevi cugine di campagna, ma tu lo sai che uno dei cugini di campagna non ci sta più nel gruppo? No, io parlando di cugini, ho letto la voce, colui che aveva il biondo. Quello che aveva il tappo a quel posto per fare la voce molto. Ha detto: no, basta, io voglio fare la creda solista. Così, il Robert Plant dell'Emilia. Non so cosa farò, cioè. Quindi. Io direi che dobbiamo ascoltare un altro pezzo, così questi due pezzi li ascoltiamo e poi torniamo, così mi sento un altro pezzo dal vivo. Mi piace questo fatto di stare, di avere tipo un concerto privato solo per me, hai capito? Mo calmiamoci un po'. Mi devo calmare un po'. Mo ci calmiamo un po', ne mandiamo un altro pezzo. Mandiamo, hanno venduto De André alla Svizzera, poi me lo spieghi sto pezzo. Ok. Sì, quindi sì, me lo spieghi dopo, lo vuoi spiegare adesso? Quando vuoi. Adesso? Adesso la gente capisce più. Ok, è stata l'unica cosa. Allora, di solito non parlo né tratto di politica, perché è una cosa che non mi interessa. Cioè mi interessa, però veramente la fanno male. Cioè in Italia veramente la fanno male. Sì. Cioè tipo le televendite, quella nei. Infatti lo dicevo prima allora in macchina. Cioè, questo è per me il senso della politica. Le televendite che fanno nei canali streusi proprio. Campani, dove un tappeto all'inizio costa 35.000 euro e poi alle prime 5 telefonate te lo danno a 5 euro. Cioè, questo secondo me è il riassunto della politica italiana. E De André è la descrizione del politico medio, però fatto nel modo più, tra virgolette, pelato possibile. E pensavo che, insomma, l'Italia, per risanare i propri debiti e le proprie malefatte, riuscissero a iniziare a vendere isole piuttosto che aziende, cioè nel senso, mo ci vuole, se si può dire, la birra che abbiamo bevuto prima, sì, per esempio la Peroni, non è più italiana, ma appartiene al Sudafrica, cioè è un'azienda del Sudafrica. E quindi immaginavo che, insomma, per risanare i debiti potessero riuscire a vendere anche De André alla Svizzera. E naturalmente De André, perché anche se non lo ascolto tanto, non l'ho ascoltato mai tanto, però comunque per quanto mi riguarda impersonifica il modello cantautorale paradossalmente perfetto, perché lui riesce a usare parole tipo supercalifragilistico e spiralidoso nel modo più bello e musicale possibile. E quindi era un tributo, al contrario, a questa persona, chiamiamola denuncia, a questi tizi che si spacciano per persone che possano prendere decisioni e purtroppo quando vanno a casa non riescono, le mogli non gli fanno scegliere neanche se la pennetta o il fusillo, per dire. Cioè, allora c'è andato, c'è andato munnezza apposta. Prima di mandare il pezzo ci è arrivato un messaggio. Manuel Zito saluta Joseph e Andrea.
un saluto a Joseph e Andrea dal pianista. Sì, lui è il pianista sull'oceano, sul Volturno. Sì, che insegna a Tolentino, lì è maestro, lì è roba seria, cioè meno, lui è preciso, giacca e cravatta. Tutti precisi, solo tranne tu. Ma è, oltre a essere preciso, è un ottimo pianista, come Augusto è un grandissimo batterista, Andrea è un buon... Io mi circondo di persone che sanno fare le cose loro, per bene. E tu cosa fai il tuo? Sì, 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 e metterli insieme è il primo merito che mi prendo. Manuel, scrivici se devi dirci qualche altra cosa. Noi intanto ci sentiamo Hanno venduto De Andrea alla Svizzera e torniamo fra poco sempre con i Poppo. Dicono c'è credi in giro, ma io vedo solo elefanti che danzano sopra di un filo che non si spezzerà mai, mangiano come i maiali tutto quello che c'è intorno, non lasciano niente, neanche lo zucchero in fondo al caffè. Girano in giacca e cravatta che sembrano sposi nel giorno di festa, vestiti di lino a dicembre in sorrisi di gomma fabbricati in serie, scarpe marroni con punta quadrata uguali ai divani a casa di nonna, e niente comprano, tutto vendono, anche Fabrizio De André. Il Colosseo al Portogallo, che dice più bello se a vista sul mare. L'Arena Verona venduta alla Spagna per farci corridi o drive-in. Napoli resta l'Italia perché hanno paura dell'oro Rolex. La cosa che più mi sgomenta, se non Piazza Lumbria o vendono te, o la Svizzera vendono De André. Oh no, 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 oh no. Oh no, no, no. Li vedi comprare i giornali ma leggono stento Vanity Fair. Elefanti mangia comizi che brindano solo se offerto da te. Ti dicono a destra ma il cesso è a sinistra, o gira a sinistra ma l'obbligo a destra, e tutto vendono, niente regalano, tanto promettono e niente mantengono. La cosa che più mi sgomenta, se non Piazza Lumbria o vendono te, o alla Svizzera vendono De André. Oh no, no, no. Oh no, 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 no. In Italia in estate vienici, abbiamo il mare più bello che ai tropici. Poi c'è il calcio più bello dai 16. Ci sono squadre che giocano in 12. Ci teniamo l'ambiente, scommettici. Rovinare quel giglio, inchinati, o seppellisci i bidoni di chimici. E penso ai soldi che danno ai politici, mentre noi naufraghiamo nei vortici. C'è Belen che sposa un amic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 
sera vendo a Andre. Oh no, 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 no. Oh no, no, no. Che cosa è a Portogallo che dice più bello si è vista sul mare. La nera però l'ha venduta la Spagna per farci corridio tra i vini. Napoli resta l'Italia perché hanno paura del loro ex. La cosa che più mi scomenta se non piazza l'ombra vendo lo te. O la Svizzera vendo De André. Mentre Francesca prova a chiudere la porta, ha fatto, ok, volevo prendere il comando del programma da solo. Intanto Manuel ci ha scritto lei. Ancora, siamo sempre con i Pop, sempre dagli indifferenti, sempre su Radio Baiano, sono le 21.34 e Manuel ci scrive: purtroppo mi sono collegato quando Giuseppe parlava di pregi e difetti. Giuseppe, puoi elencare i miei difetti? Un grande saluto ai ragazzi da una ridente cittadina della provincia di Macerata e Andrea è un buono guaglione. Ma non spero non la canzone di Pino Daniele, però. Che è venuta chiamata Fumanella. E qui Giuseppe devi elencare i difetti di Manuel. Ma perché vuoi i difetti? Poi manco uno, i difetti. Ma perché lui è pianista serio, classico, di conservatorio. E io sono invece prodotto che ha musica per me, cioè nel senso non la saprei leggere neanche con l'aiuto a fianco, con il tutor a fianco. E no, è. Lui mi chiede difetti.
è difficile che riesca a avere. Sì, a volte, ma questo credo che sia proprio per una questione di. A volte certi problemi o certe cose che uno si porta dentro, magari da Cile. E lui a volte magari ride poco. E tipo per me, per esempio, quando magari stiamo suonando io, che mentre suono, spesso e volentieri sparo cagate. Cioè, nel senso, mo su uno, mo su un altro. E per esempio quando vedo uno di loro ridere, o magari proprio Manuel, cioè per me è motivo di. La serata può anche non piacere a nessuno, però se vedo loro bene, e io sono la persona più contenta al mondo. Cioè diciamo che ogni volta che ho suonato con loro, ultimamente capita un pochettino di meno, anche se per esempio già domani sera abbiamo una serata a Gaeta, quindi ci vediamo nettamente poco. Prima invece era più vivere proprio in simbiosi proprio. Chiedere, beh, Linda si da Manuel, mangia zic, se a me non mangia la pizza, Manuel dice zic. Però è stato forse sempre suonare prima per loro e poi per gli altri. Nel momento in cui loro stavano bene, riuscivo a vedere che loro veramente stavano divertendo, era già quello motivo di grandissima soddisfazione. E ti dava poi il piacere di continuare e di farlo in modo diverso. Un anno insieme neanche. Di inedito, abbiamo fatto pure cose carine, tipo Meeting del mare, La Spietta, sì. Questo. Quindi più che altro i difetti, non lo so, ci sto vedendo un mucus, cioè, ma perché proprio capì, è posa sua, è classico, cioè nel senso, Manuel è da tight, papillon e pigiama perché deve studiare sul suo pianoforte a coda, bellissimo, a casa sua, cioè. E quindi è così, è molto posato e io sono spostati i miei savi. Quindi immagina le due cose. Manuel, sei d'accordo con quello che ha detto Giuseppe? Scrivi, mi raccomando. Io intanto faccio un'altra domanda nel frattempo che Manuel scrive. Io stavo pensando a una domanda molto riflessiva, lontana da quel da e falla, ti lascio. No, allora ogni tanto dobbiamo richiamarlo perché comunque si nota molto un contatto molto stretto con Massimo, una linea che comunque li unisce. Com'è stato, lo sapete, dal suo punto di vista, l'esperienza in Francia con Massimo? Visto che Massimo ce ne ha raccontati tante durante la puntata in Francia, quello che cosa è successo. Questa esperienza all'estero anche con la tua musica? Allora, è stata una cosa, veramente una cosa bella. La prima serata io ero nettamente timido e nettamente proprio contratto perché dicevo, ma chi se non mi capisce, ma che bonami, cioè, ma che sto un gaffa, cioè, veramente. E poi tu vedevi forse un'attenzione che spesso e volentieri non vedi, di gente che non ti capisce però ti vuoi capire, e sa che non ti capirà, perché tu, che poi il francese è un animale strano, cioè perché lui parla in francese e parlerà sempre in francese, cioè pur si sta per l'inglese e magari ci può essere un punto di contatto con, magari parlando un altro, no, non si butta. Io parlo francese, che stessi ti conviene. E quindi io, da buon mondragonese, adottai la stessa cosa. Io sono di Mondragone, parlo italiano e che stessi ti conviene. La prima serata andò un pochettino così, per quanto mi riguarda. La seconda, invece, fu completamente diversa. Perché mi immaginavo i posti dove, tra virgolette, è iniziato. Quindi, veramente la provincia ancora molto anni 90, Quadrone, Nirvana, questa cosa sì. Così. Dove un buon fanciullo esce anche di martedì perché si può dire canna, sa da fa una canna e, una canna da pesca per una chi canna da pesca perché cioè... soprattutto voi finanzieri. E quindi mi ritrovai in un posto completamente diverso, però con più o meno la stessa gente, cioè gente che magari ti lavora una settimana e poi quella serata esce e si vuole divertire. E quindi iniziai con un bonsoir, je suis Popò, piccola orchestra per prestazione a Casarali, Tombe, che era il nome del locale. Loro non capirono un cazzo. Però col fatto del Tombe gridato, e poi dopo iniziare il pezzo, piacque la cosa. Ed eravamo già nettamente ubriachi perché incontrammo delle persone che, pur non capendoci, ci volevano offrire da bere. Trovammo un irlandese in Francia che nel momento in cui Massimo faceva i suoi. Dopo il concerto ci fu un altro concerto, solamente per loro. Massimo iniziò con i suoi pezzi da santo bevitore irlandese e questo tizio lo guardava innamoratissimo,
addirittura lacrime agli occhi, cioè nel senso, perché dice, ma è una serata, non mi aspettavo che riuscivo a trovare la mia terra qua in Francia. E invece poi dopo iniziai con l'ausilio di Michelangelo, iniziai tutto quello che è stato il mio inizio musicale, cioè Celentano, Ricchi e Poveri, tutta questa roba qua. Allora, ci stanno dei video dove noi facciamo felicità Albano e Romina e loro contentissimi, e ci divertimmo tantissimo. E poi un fatto, non so se ve l'hai raccontato, di quando andammo al bar da buoni italiani, a Giapavai, no, quando mai Papatù, a Giapavai, Papatù. Comunque entrammo dentro e lui mi disse, Poppo, come già via? Se ti prendi un Ricard, che è tipo una cosa che ti schiatta i pensieri e si beve con l'acqua. Massimo, dopo aver bevuto questa cosa, tutto il pomeriggio a dormire. Comunque entrammo in questo posto, ci fu un tizio, ma con una cazzimma assurda. Ah, italiani, camorra, mafia, carabina. Ho detto, ma saluta. E invece, ma pure il sole, Colosseo. Cioè, capire, la questione, la devi andare a prendere solamente la questione. Dice, ma tu non vuoi questo animale francese? Ma che vai trovando? Cioè, carabina, spaghetti, mandolini, cioè che poi vai a prendere... E glielo vai a dire nel modo tuo, da nervoso, perché lui ti sta tra virgolette offendendo, sì. Anche se lo faceva con questa risata ebede, però, carabina, così. Comunque noi, io provavo a dire tutte le cose belle dell'Italia. Provai anche con Fabio Volo, Mariano, però anche a lui non piacque. E dopo ci mettiamo fuori per prendere questi caffè, Massimo beve questo Ricard. Mo, con il fatto pavi, pavo tu, pavia, ci alzammo. Ognuno di noi era convinto che avesse pagato l'altro. Ci alzammo. Va bene. Arrivederci. Accetta, signore, sì. Va bene che ve ne andate. Però qualcuno mi dovrebbe pagare. E questo qua, sta merdaccia di prima. Vedi, italiani, Mariuoli. Ah, boh, accetta, questi qua. Questi sono i fatti. Cioè, nel senso, e poi, vabbè, il fratello di. Allora, io non ho proprio un feeling con gli animali. Ma perché già c'era Bada a me, c'era malattia. E andammo a casa di Alexander, che sarebbe il fratello di Massimo. È una persona fantastica, cioè la pace. E io tenevo sto gatto yo-yo, pace all'anima, solo perché è venuto a mancare un po' di tempo fa. Oh. Sì, e infatti lui che cosa ha detto? Ha detto, ora vorrei provare con un altro animale. Proverei con una donna. Cioè, non ce ne vogliono male, però la battuta ci sta tutta quanta. E quindi ci stiamo. È bellissima, specialmente visto che l'8 marzo si avvicina. Cioè, bellissima. Mo non ce ne vogliono le donne, le amiamo con tutto il cuore dei nostri peccati, perché peccando abbiamo meritato loro. E comunque io mi uscitavo ogni mattina con questi altri cagato sotto naso. Mo immagina io che. Già gli animali non me ne faccio capace, perché veramente traumatizzato dalla morte di un cane un po' di tempo fa non ho voluto più animali. Però immaginate, ci dà ogni mattina qua con chi sta sotto il naso e niente. Quindi c'è, nel senso, per me fosse durato, cioè, per tutta la vita quel mini tour bellissimo. Poi ci ha fatto vedere dei posti sul lago, praticamente sul lago di Ginevra, cioè un posto proprio di quiete immensa, non faceva manco freddo, perché io il freddo quasi lo detesto. E quindi sì, è stato bello. Poi vabbè, l'esperienza in Francia ci sta, che ti mangi la frizione della macchina. E questo credo che ve l'abbia raccontato. Sì, cioè, no, quelle cose... ce l'ha raccontato. Sì, la frizione della macchina ce lo disse. Sì, che loro andarono con la macchina. Ci fu dato una macchina nuova, l'ultimo modello, che era una. Sì, qua nasce Nick Nera, vedi scurati, facendo a Massimo per il mio club dopo. Sì, perché arrivai a Milano, c'hai poco di sesta. Non passa autostrada, c'è tua Massimo, te ne pure la sesta. Cioè, per me capire, erano fatti, c'è la mia macchina, che credo arriva alla quarta. Ma che a 15 anni, senza veramente non ci esce a trasì. No, è stato veramente un fatto carino. E poi dopo, dici, perché puoi adorare una persona? Che lui, in una data importantissima, quale quella di Milano, si fa i suoi 5 pezzi e poi dopo dice, ok, mo suoni tu. Quindi diciamo dopo 4-5 pezzi tu hai la maggiore attenzione da parte di chi ti sta ascoltando. E se, cioè, come ti dicevo prima, Francesco, se l'avesse cagata, cioè, io avrei rovinato a lui una possibilità importante. E ce ne siamo resi conto dopo, perché questa è la cosa bella, cioè nel senso, lui mi dice, ok, mi viene a aprire una serata, e poi dopo invece iniziamo insieme, cioè nel senso,
poco convenzionali, poco formali, per com'è la nostra amicizia, così è il nostro modo poi di fare musica insieme. È molto per divertirci stare insieme, abbiamo fatto un carnevale insieme, ma credo che siamo ancora ubriachi da quel momento, cioè nel senso, cicchetti e birra, ma non tanti, però quando stai bene, forse quando già stai bene tu, basta tipo bere un bicchiere d'acqua e te fai in capo. È vero, sono d'accordo. Sì, e ci siamo divertiti tantissimo. Quindi questo, cioè nel senso, la Francia è stata una fatta. A parte l'esperienza in Francia, qual è stata un'altra esperienza bella che i pop hanno vissuto? Guarda, il meeting del mare è stato un qualcosa di bello, perché tu vai là veramente da band emergente, per far sentire pezzi dopo aver vinto questo contest interno al meeting del mare. Intanto c'è un babbuino che mangia la banana in modo Facebook. C'ha scritto Manuel, ce l'ha scritto pure. Ho letto un messaggio, cioè... Sì, no, era l'altro. No, ci ha scritto lui comunque dopo. Ah, ci ha scritto da sì. Ascoltatore posso dire che Giuseppe scrive molto bene. Sono belli pezzi, anche chitarra e voce. Oh, che carino. Grazie Manuel, domani ti bacio in bocca. Quindi ti dicevo, Meeting del Mare è stata una cosa bella, perché tu vai là come band emergente proprio senza manco un disco, e invece là trovavi tizi che c'avevano le cose belle, le buste da regalare a quelle persone. E noi andammo come per questo contest, altro fatto bello, cioè di gente che crede veramente magari nella musica emergente, e poi andammo là, andiamo a provare, facendo questa cosa. E poi dopo invece vincemmo il premio del May. Abbiamo dormito in macchina perché avevamo prenotato, grazie a un matrimonio fatto 3 giorni prima, bungalow e cose, insomma, per dormire per bene, però c'eravamo solamente per 2 giorni, quindi il terzo giorno abbiamo dormito in macchina, perché poi dopo loro ci diedero la possibilità di salire, cioè di suonare sul palco grande, che grazie, io credo che al meeting mi hanno schifato proprio, perché io proprio ero proprio, guarda, petulante proprio, dissi nel momento in cui oggi vinto un premio me lo posso giocare, tanto sarei rimasto pure per vedere quel bordello. E possiamo suonare il giorno di quel bordello. E loro dopo, insomma, dopo un po' ci dissero di sì, anche se problemi di produzione, potevamo fare i nostri 4 pezzi, o può darsi pure solamente uno, perché magari non c'era tempo. Invece andò bene, perché comunque facciamo 4-5 pezzi. E bello il fatto che tu scendi, magari ci sta il tizio, il chitarrista col bordello, piuttosto che il violinista, gente insomma che fa per bene la musica, che ti aspetta per scendere perché si era divertito al tuo live e ti abbraccia e ti fa, cioè nel senso, poi là venne un bassista libero, lui parla in russo e iniziò a parlare in russo con il violinista cantante di col bordello, quindi sto fatto, cioè è stato bello, però un'esperienza bella. Forse ancora di più è stato un altro contest vinto, che abbiamo fatto 5 contest, tutti e 5 vinti. È stato a Napoli al Goodfellas, organizzato da. Il contest si chiama Pazzo Contest. E chi lo organizza, insomma, sono 2 persone che hanno a che fare con la musica tutti i giorni, di cui uno è il chitarrista delle Strisce. E un altro un DJ, cioè nel senso, no DJ, ti metto il CD, DJ di uno che si mette a casa e si fa i pezzi suoi. Un bel producer che ci ha dato poi la possibilità di farci conoscere da parecchi, infatti il video che, di Nelfo è stato un premio vinto, cioè è stato il premio poi vinto del Pazzo, con la registrazione fatta da altre 2 persone fantastiche, di cui lei, Ludovica, una fantastica batterista, cioè nel senso veramente brava, 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 brava. E quindi forse il meeting del mare è stato una fatta, però forse il Pazzo di più, perché ti ha dato la possibilità veramente di arrivare, di farci conoscere tantissimo. Veramente non. Cioè, poi dopo nascono delle amicizie per questi fatti. Perché poi credo che la musica passa in un modo o in un altro, però poi i rapporti restano grandi se li fai bene. Intanto Manuel ci dice chiedete a Giuseppe le varie figure di merda che abbiamo fatto, però io dopo ci arrivo dopo, perché dopo c'è una domanda della mia rubrica che voglio di quando arriviamo alla rubrica scoprirete. Io direi voglio ascoltare un altro pezzo. Ci ascoltiamo un pezzo e poi aggiungiamo Manuel e comincio la mia rubrica. Già ho ucciso la Reflex, facciamo una pausa e poi la rubrica. Dopo andiamo un pezzo tutto quello che vuoi tu. Ok. E quindi questo qua si chiama Orme. Ci siamo arrivati finalmente. Ci siamo arrivati. E poi sono le cose che tra virgolette. Ma che sta proprio scurdata assaiissimo. Sì, va buone che insomma
Ecco, e ora attaccherò con il mio, con la mia questione del bravo artista che sa accordare e parlare con il pubblico cercando di fare frasi di senso compiuto. E io adoro un tizio che sono stato a vedere ultimamente, che ha un gruppo che non mi piace, però li ascolto volentieri, e si chiamano Le Luci della Centrale Elettrica. Sono stato a vederli allo SMAP e Vasco Brondi ha la capacità di non dire un cazzo, però di arrivare alle persone. Tipo, è uno che potrebbe dire: ok, oggi è giovedì, ho tutti gli elementi per dire che domani è venerdì. Però lo fa nel modo, credo, proprio migliore. Ed è un fatto, cioè, nel senso, tu ti vai a vedere un concerto che sai che non ti piace perché magari la sua musica non ti piace, però lui è sincero, cioè, nel senso, è stato un bel fatto. Tutto questo per prendere tempo per accordare la chitarra. Avrei potuto raccontare anche della mia comunione, però non me la ricordo perché sudai tantissimo per giocare a pallone fuori il ristorante, e quindi tutto quello che avveniva dentro non era di mio interesse. C'aveva ragione quando diceva che sai parlare bene al pubblico. Sì, eh? Non me ne sono resa conto. Da queste ore, mamma, possiamo fare. Forse in un'altra vita già ti amavo. Forse ero un cavaliere coraggioso. E tu una dama imprigionata in un castello. E il drago da sconfiggere te lo portavi dentro. Forse ero un pellegrino e tu la chiesa da cercare. Forse un mendicante in cerca di un letto dove riposare. Il sole che tramonta e bagna i piedi dentro il mare. La luna non lo guarda, prepara un buon caffè per non dormire. Terre che ho chiamato col tuo nome, l'attimo seguente le ho bruciate in guerre, solo per orgoglio o per poca fede, forse distrazione o debolezza. Per avere dato tanto mi ritrovo senza cuore, senza occhiali per nascondere i miei occhi dal sole che tramonta e bagna i piedi dentro il mare. La luna non lo cura, prepara un buon caffè per non dormire. Granelli di sabbia che rimangono sotto le scarpe, mentre un'onda cancella il mio passaggio e le orme che ho lasciato in riva al mare. Colori nuovi per volere disegnare ciò che mi circonda, ci rinuncio dopo poco perché sono nettamente un incapace. E provo a scrivere l'ennesima canzone senza ritornello, la scrivo sopra un letto nel palcoscenico dei sogni, forse parlo di quelli. Sole che tramonta e bagna i piedi dentro il mare. Per scrivere ho dimenticato di comprare qualcosa da mangiare. Due granelli di sabbia che rimangono sotto le scarpe, mentre un'onda cancella il mio passaggio e le orme che ho lasciato in riva al mare. Granelli di sabbia che rimangono sotto le scarpe,
mentre un'onda cancella il mio passaggio in riva al mare. So, forse in un'altra vita già ti amavo. Un'altra vita già ti amavo. Forse in un'altra vita già ti amavo. E questo è quando. Sì. E questa era. Ma che bella questa! Bella! Cioè, brividi! Questa. Ti devi sbrigare a mettere questi video su internet, che la devo riascoltare un'altra questa volta. Questa vale quando la pizza con la scarola di prima. Questa supera la pizza e la scarola, la fusione tra la pizza e la scarola e ricotta, sale. No, questa appena la metti su YouTube, i primi 100 ascolti sono i miei. Io lo dico in diretta, voglio il testo, perché appena la condivido ci devo mettere il testo pure. Cioè, lo voglio leggere il testo, è molto 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 bello. Bravissimo. Lo ammetto. Perché io lo dico, c'ho un vizio. Quando devo ascoltare un qualcosa, che è inglese, tedesco, francese, qualsiasi lingua del mondo, la cosa che deve prima andare a cercare il testo. È il testo, vabbè, pure io faccio. È la cosa, no, c'è molte persone che si limitano a condividere, la fa, ah, bella la canzone, ma poi cosa hai sentito? Cioè, il messaggio non è solo la musica, ma anche il testo, cioè, magari è molto più forte quella, una sola parola che l'intera melodia. È vero. Madonna, bravo, come sono profondo certe volte. Posso fare concorrenza a Marzullo? Sì, ti guarderei di spalle, però. Perché ogni sera, amica, io ti posso dire, ho un desiderio. Cioè, se magari Marzullo mo stesse a sentire, o amici che lo conoscono, io volesse passare una giornata con Marzullo sul motorino, vestito come fa le puntate, con il casco in testa, io che guido il motorino e lui che mi fa le domande nell'orecchio quando non riesce a parlare con la persona che guida, per tutto il pomeriggio, fino a quando si fornisce la benzina del motorino. Sarei l'uomo più felice del mondo. Se ci sta qualcuno che conosce Marzullo, glielo dice, sarei veramente l'uomo più felice. Però mi devi fare le domande, poi io faccio certe domande. Ma bella, cioè, è l'unico, guarda, uno dei veramente gli unici programmi che riesco a vedere oltre Barbara D'Urso. Possiamo avere Barbara D'Urso? No, l'isola dei famosi. L'isola dei famosi. Rashida. No, assolutamente no. Rashida. Chiudiamo questo sibarietto. Sì. Visto che qua comincia a fare un po' caldo. Sì, manca giusto un po'. Stiamo facendo la fine del canarino nelle caverne. Quindi torni, perché poi c'è la mia rubrica amata da tutti quanti. Sì, mi chiedono quando arriva il momento della stop and go, no, di Francesca. Ci vuole tipo un po' di pausa. Arriverà e mandiamo un pezzo dei Blindur, che dici? Sì, è giusto prezzo. Prima. Ci scrive Serena Miniero. E ci dice: troppo bello, una musica che ti acchiappa subito con le sue note e le sue parole. Meno male che sono riuscita a collegarmi in tempo. Ringraziamo a Serena Miniero con tutto il cuore, grazie, è infinitamente buona. Grazie perché ci sta ascoltando, ringraziamo pure noi. Ringrazio Nino, grazie. Sei il ringraziatore, vai. Grazie Serena, siamo contentissimi. Grazie. Vabbè, è la pazza del programma, noi mandiamo Vanni dei Blindur. Ti posso dire un fatto su Vanni? Dimmelo. Prima che presentazione della canzone, allora, vai. Stavamo in macchina andando a Milano e io volevo mandare, perché a Linda gli piace tantissimo questo pezzo, io volevo mandare il video di noi in macchina che ascoltavamo questo pezzo, il tutto sembra 160 all'ora, non fa la strada quasi. E Massimo, quando dopo Massimo seppe questo fatto, dice: Massimo, comunque dopo fatto il video comunque abbiamo toccato pure 170, e dice: boh, tu sei un folle. Sì, è bellissimo questo pezzo. Tra l'altro ho conosciuto Vanni poi su Facebook, poi mi ha aggiunto, abbiamo parlato, è fantastico. Mandiamo Blindur. Non so Vanni che dire, mandiamo la canzone e torniamo. Mandiamo Vanni dei Blindur. Vanni dei Blindur e torniamo fra pochissimo, sempre con i Poppo.
quest'estate senza te, senza vacanze o tempo da sprecare. Come sempre siamo pieni di zanzare che a sto giro son più stronze degli anni passati. Dimmi tu dove eri al mio compleanno, Vanni, quanto manchi, son già 4 mesi che sei via. Io non lo so se sentirsi persi è peggio a 16 anni oppure a 27. E chissà se è vero che è meglio non avere sogni che avere sogni troppo grandi. Queste notti senza noi fino al mattino a bere e a chiacchierare. Quante storie, quante promesse al cielo di questa provincia che non ci ha mai capiti. L'importante è che a te le cose vanno bene, non tornare Vanni, niente nostalgia. Sentirsi persi è peggio a 16 anni oppure a 27. E chissà se è vero che è meglio non avere sogni che avere sogni troppo grandi. Non tornare Vanni, non tornare Vanni. Sentirsi persi è peggio a 16 anni oppure a 27. E chissà se è vero che è meglio non avere sogni che avere sogni troppo grandi. Ti prego non tornare Vanni. Siamo ritornati, Francesca non c'è più, quindi non no, ci sarà sua rubrica. Ci continuano a dire complimenti per il programma, grazie Serena. Poi grazie Serena, ti vogliamo bene. Sì, e poi prima, boh, già prima, adesso è il momento di accontentare Manuel. Perché? Allora, io prima avevo detto, sai, voglio da martedì prossimo prometto che, anzi, se mi date il tempo, la dovrei avere sul non telefonino. Non abbiamo tempo. Sì, no, Francesca parla, ti stavi dicendo, quindi questa rubrica di Francesca, allora, questa che mette l'ansia alle persone. Da tutti i miei ospiti, sì, i miei sì. Non vedo l'ora che arrivi questo momento della mia stop and go. Sì, ma infatti, pure io sono non vedo... Sono 5 domande, botte sì, risposta, sì. Molto semplice, solo che lui, siccome deve fare il siparietto comico, le fa apparire come una cosa di estrema difficoltà. In realtà sono domande semplicissime. Sì, sì, no, parla, Francesca, parla. No, pianta. Dicevi che è il momento della mia stop and go. Sì, allora Francesca, dovete sapere che è l'ansia, perché adesso vi farà 5 domande. Sono semplici. In realtà sono 6. Ah, fatta 6, fatta. Sì, ora per, e ora capirai perché. C'è la sesta, con ogni domanda aumenta il valore, l'ansiometro. Quindi specialmente una accontenteremo Manuel, perché quella più bella forse era più divertente, è quella forse con meno ansia, anche se tra la terza e la quarta, però l'ultima è quella che proprio vi butterà KO. C'è il record di Sabba di 1 minuto e 10 secondi per rispondere al test di Francesca. Il resto massimo
Massimo quando ci mise una mezz'oretta. Sì, una mezz'oretta buona. Mamma mia. Mo' sta salendo l'ansia. Ecco, prima domanda. Ok, vai con la prima, è facile. Prima domanda, questa è facile. Uno, però rispondono individualmente Giuseppe e Andrea, individualmente. Intanto io mi siedo. Cominciamo da Andrea allora. La prima è molto facile, ma anche le altre sono facili, quindi relax. L'ultimo disco che avete ascoltato? Io? Bon Iver, Songs for Emma. Ok, io risposta, ce l'hai. Ok. Io ho ascoltato qualcosa dell'ultimo di Carmen Consoli. Ok. Domanda numero due. Ok, siamo tutti e due. Sembra un po' sarabando. Ok, vai. Con le cuffie manca. Domanda numero due. La canzone che ultimamente ascoltate spesso? Wolves di Bon Iver. Ma credo da una settimana mi stia strasciando lo stomaco. Devo dirti la verità, il mio ascolto è un po' generale, capito? Non mi fisso. Non ce n'è una, dice ma... uno piazza di pop. Esatto. Un pezzo di pop che mi piace assai. Quella è la risposta jolly che può essere usata nei momenti di difficoltà. Sì. No, aspetta, passa alla prossima che ci devo pensare un attimo. Va bene, pensaci intanto. Domanda numero 3. Questa è più per Giuseppe in realtà. Okay. La canzone di altri che avresti voluto scrivere tu? Di altri, facciamo un esempio grosso proprio. Grosso, piccolo, quello che sì, vuoi. Sì, credo Come profondo il mare di Dalla. Sta con denti di poco. Ma ammazzo. Sì, credo sia qualcosa di fantastico. Sì. Posso dire una cosa? Sì. Mi è capitato l'altro giorno di ascoltare in macchina un pezzo di un pezzo napoletano che si chiama Coro Furastiere. Credo sia la perfezione della scrittura. Può sembrare strano, però in tre versi, con diciamo questo questo poi passaggio che lui ritorna, io ho ascoltato la versione di Murolo, ma credo che sia qualcosa veramente di fantastico per quanto riguarda proprio il modo di scrivere. Però quella di Dalla, oltre ai ricordi che ci possa avere, cioè nel senso proprio secondo me è un fatto assurdo. Assurdo. Sì. Bene, bene. E adesso. Vado avanti. E adesso la domanda forse è questa? Sì, perché domanda numero 4. Sì. La cosa più strana che vi è capitata durante un live? Ok, sono le 22:07. Vediamo a che ora faremo su queste domande. Allora. Anche più aneddoti. Guarda, io credo che una delle cose più strane che mi è capitata, cioè nel senso, fino a un attimo prima mi funzionava il tutto, e nel momento in cui io arrivo a prendere la prima nota, allora in pratica io sono un bassista, non sono un chitarrista, nel momento in cui arrivo a prendere la prima nota, sono batestata. cioè, là veramente... Queste forse sono le cose belle della gavetta, cioè nel senso che ti capitano quei fatti che si stacca quel filo o che non può suonare. O se no poi le cose strane che ci sono magari capitate ai live stanno proprio dentro la domanda che ci ha fatto mano delle figure di merda. Perché io proprio. In pratica mi capita a volte di suonare, però di cantarmi in testa un pezzo completamente diverso. Tipo, mi capita spesso di suonare di tutto. Non capita con i pezzi miei perché. Fortunatamente o sfortunatamente devo cantare, però soprattutto nel periodo in cui magari suonavo più cover, quindi cantavo magari un pochettino più linda, cioè c'è stata una serata tipo noi facciamo di tutto e io continuavo a cantarmi in testa dalla parte di Spessotto di Vinicio Capossela, no, dalla parte di Spessotto, e ridevo. O se non un'altra volta mi è capitata, la prima volta che ascoltai, che poi è stata fonte di ispirazione per quanto riguarda, cioè il video di questo pezzo è stata fonte di ispirazione per quanto riguarda un elfo, un pezzo degli MGMT, si chiama Electric Feel. Io andammo a suonare in questo posto a Vitulazio, bellissimo, si può dire il posto? Sì. Caffè Cinaschi, no? Carinissimo, e loro facevano, prima di suonare, facevano una playlist fantastica. Iniziai ad ascoltare questo pezzo, per me fu perdita di saliva, cioè ti presento proprio faccia da ebete incantato, la meraviglia e l'incanto proprio,
E io per tutta la serata continuavo a cantarmi in testa Electric Feel di MGMT e ridevo. Mo immaginate, chi è che mi guarda fuori e dice ma io ma perché ride così? Cioè magari tipo pezzo di Etta James e tutti canti Electric Feel in testa e sorridevo, perché poi cioè, credo che siano le cose belle poi della musica, cioè nel senso infatti che ti danno proprio da sorridere. Tra l'altro ci dice Manuel che se Giuseppe volesse raccontare tutti gli aneddoti finiremmo a mezzanotte. Ma serio? Però le cose più belle che capitano nei live magari non so, proprio le figure di merda. Io sono una persona che non parla mai, cioè mo stasera te lo dicevo prima perché magari sono buono, perché sono una persona talmente timida che veramente non riesco a dire tre parole, però nel momento in cui mi avvicino al microfono scappa cagata. Ma bruttissimo, mi ha fatto delle figure di ma brutte, cioè tipo? Tipo, allora in pratica ci fu un periodo sempre zona nostra, quindi serate nettamente alcoliche, dove ci stava un ragazzo che ha dei problemi di deambulazione e io commentavo prima della serata, che l'avevo vista a una serata precedente, dire poi però che forza d'animo tenis tu aglione, cioè nel senso viene, si diverte, sta là, addirittura balla, cose così. Ed ero sincero, nettamente sincero in quello che dicevo. Che vuoi che una sera questo ragazzo viene ad una nostra serata, io stavo di spalle per aggiustare l'amplificatore, cose del genere, sì. E questo va da Linda e dice, questo poi detto capito dopo, noi facevamo pari, devi aprire la classe. Si avvicina a Linda e dice, Linda mi potete dedicare quel pezzo che fate sempre, devi aprire la classe, pari? E Linda gli disse di sì. Io stavo sempre di spalle, quindi non l'avevo proprio visto. Pensa a questi Linda al microfono, fa, allora signori, il prossimo pezzo lo dedichiamo, mi giro io, a sta minchia! E mi trovo, questo ragazzo me lo trovo di fronte, a sta minchia! E mi trovo, gli occhi sono i miei, e lui fa, no, veramente il pezzo è per me? E dico, oh, mamma mia, vai, volevo morire, cioè, nel senso, veramente volevo morire. Ma lo sono sentito non me niente, guarda. Dì a Giuseppe della canzone del Tiano Jazz. Ah, vabbè. Allora andiamo a fare una serata in un altro posto bello della zona nostra. E c'era questa degustazione di vini. Questa casa importante di vini, insomma, veniva. Sappiamo che a Tiano ci sta questo Tiano Jazz, che insomma è una rassegna nettamente importante. E che vuoi? Che mentre stiamo suonando arriva questo tizio e ci fa ragazzi, in un attimo di pausa, Linda di spalle al microfono fa, ragazzi comunque vi volevo fare i complimenti, veramente bello il tutto, veramente tanto gusto, poi non volumi giusti, sta roba, cazzo, inizio a fare complimenti, fa, posso preoccupare di prendervi qualche serata? Nell'attimo in cui lui dice questo, Linda, che è veramente una persona educatissima, un po' bella ragazza, girandosi, ma essendo una bella ragazza, però è pure di Mondragon, gli scappo questa cosa, Meron! Ma cambio proprio voce! E dopo rimasero una trentina di persone che presero proprio il locale occupato. E si misero vicino a noi per ascoltarci. Mo immaginate tutta questa gente fighetta, la grappa e il cioccolato, sta roba qua. Si misero proprio davanti a noi, ci fate questo pezzo, ah, bellissimo. Fino a quando Manuel, che era periodo d'esame, si allontana per andare a prendere le custodie del pianoforte. Noi restiamo lì mentre abbiamo finito di suonare. Si avvicina questo tizio, fa. Mi posso permettere, lo so che magari dovete andare via, ma c'è possibilità di sentire un pezzo di Patti Smith? E faccio sì, ricordandomi insomma Because the Night, faccio boh, sì, magari Linda strofa di tornello. E intanto arriva Manuel c'ha una camminata, e questo è magari un difetto, è una camminata molto orango, cioè capì, molto molleggiato. E portava queste due custodie a mo' di zaino a fighetto, cioè nel senso, capi, tipo col dito che metà giacchetta. Passa tutta la navata centrale
E mentre lui passa faccio, quindi passando davanti a tutti questi signori, ci stava una signora, poteva avere sui 60 anni, 50 anni, cosa così, assettata in terra. Manuel passa con una induppatura in faccia, cioè nervosissimo perché aveva fatto tardi e il giorno dopo doveva andare al conservatorio. Passa e faccio: Manuel, cortesemente, qui ce l'avamo vicini, quindi ce ne senti tutto caruccio. Faccio: Manuel, cortesemente puoi alzare un attimo il volume al mixer, così facciamo l'ultimo pezzo che i signori ci hanno chiesto. Manuel lascia cadere le due cose. Si gira, mani al pacco. Rimane a mattino, ma è già uscita alle 7:30 perché c'è io al conservatorio. Allora immagina tipo urlo acuto, bicchieri rotti, gente che cadeva, il vento, tempeste. Ma dice, se io volevo morire, ti giuro. Manuel, non si è mai voluto. Muzzicato naturalmente. E lui ancora. Poi c'aveva questa signora, poi va ai suoi piedi. Immagina questa signora ai suoi piedi e lui che si mantiene il pacco e che va avanti e dietro. Rimane mattino, ma ci ho citato. Vai, ti giuro, volevamo morire. Volevamo morire. Cioè, io morto proprio. Bene, io basta, cioè, dopo. Mi devo riprendere. Passiamo alla quinta domanda. No, quinta. Grazie, Manuel, per quello che ci hai regalato quella sera. No, ma bellissimo anche la ragazza. Ma no. Ah, ma era. Cioè, molto che noi. Ah, perché lui è stato. Lo volevo live. Ma bellissimo. Fu bellissimo. O sea, una cosa che mi disse. Cioè, tu scendi. Allora, lei si chiama Linda. Per tutti. Però il suo vero nome. E magari mi vorrà male per questo fatto. Sì. Il suo vero nome è Ermelinda. Che ti ha speso nel nome? È un nome. Cioè, un generale romano all'epoca si chiamava Epaminonda, ci hanno fatto pure versione latina. E oggi. Comunque, sul palco del meeting del mare, presento la band e arrivo a lei e la presento come Ermelinda. Ma là era tutto a posto, cioè nel senso sembrava tutto a posto. Cioè, tu roppe che suonato. Dopo che ti vengono i tizi dei Google Bordello e ti vengono a fare magari complimenti e cose, tu sei contentissimo? Ma guarda, ma. Ah, boh, però che cazzo, boh? Tu non sai tutti quando mi chiami Ermelinda. Perché lei detesta il fatto che io la potessi chiamare, cioè di solito la presento come Ermelinda. Papà, tipo la sciantosa napoletana. Appena scesi, mentre ci stavo venendo gente in conto che poi interviste e cose. Beh, poi che cazzo, non sai tutti quando tu mi chiami Ermelinda. Linda, sappilo che questa registrazione è andata su YouTube. Quindi milioni tutti milioni sapranno che il tuo nome segreto. È Melinda. Quindi se ti può far piacere, io non mi chiamo Nino, ma mi chiamo Biagio Fausto e... Anche io mi chiamo Maria Francesca, però mi piace. Ah, ma siamo Maria... tutti quanti scherzi a nome, allora. Cioè, Biagio Fausto. Senza virgola. Biagio Fausto. Ti posso fare una domanda a te, sì. Me ne fatto un sacco Nino? Nino? Nino è nome così. Non ha senso, Biagiro, no, non c'è nemmeno con Biagiro, ragazzi, è una lunga storia. Dovremmo fare una puntata solo sul mio nome. Non accadrà mai. Quindi andiamo alla quinta domanda. Dove si vedono i Poppo artisticamente fra un paio d'anni? Allora, domanda che poi cioè, credo che sia il perché magari faccio musica. O provo a farla. I Poppo tra 2-3 anni facile magari non si vede una manca. No, però mi farebbe molto piacere girare l'Italia per locali portando quello che è tra virgolette la mia musica, il mio modo di fare musica, cioè tipo una vacanza pagata da quello che faccio, che possa essere poi il locale o magari anche suonare in strada, che adoro, un fatto che adoro, perché la si brava ti busca una cosa sorta, se no mangi niente. E quindi questo, cioè nel senso magari tra 2-3 anni magari ritornare qua e dirvi: wow, io mi sono fatto quei 2-3 anni che mi sono girato un pochettino l'Italia per portare il mio progetto in giro e mi sono divertito tanto perché ho incontrato tanta bella gente, tante belle persone. Questo è la, tra virgolette, anche l'augurio che mi faccio, quello anche che vorrei dare. Noi ve lo facciamo. E grazie. Sesta domanda. Pensi che queste 5 domande siano state portatrici di ansia? Mo no. Vabbè, ha detto mo no. Però all'inizio mi era un carico d'ansia perché cioè. Ma perché è lui che gli ha fatto l'introduzione. Ma pure perché tu metti che Sabba ci ha messo un po' per rispondere alla domanda. E Sabba, cioè nel senso, per quello che lo posso conoscere io, è una persona molto, cioè nel senso, capito?
bravissimo nell'interazione, quindi non credi che ci possa essere una domanda che a Sabba ci fa sta zitto. No, ma Sabba infatti ha fatto in fretta. No, Sabba ha fatto il record, 1 minuto e 20 tutte e ah, tutte domande. Ah, ok, sì, allora sì, no, credevo che fosse stato un minuto no, di silenzio. Cioè, Sabba record, lui detiene il record. È stato Massimo che ci ha messo una mezz'oretta, tre quarti d'ora per farle tutte e tre. Anche se il record per longevità. Ah, il sogno di Ilse, più di tre quarti d'ora. Sì, sì. Sì. Siamo andati, lo dico sempre, che lo dico con piacere. Lo dissi anche quando no. Siamo caduti, cioè meglio l'altezza, la bellezza, la purezza l'abbiamo raggiunto quando abbiamo parlato, non so per quale motivo, dei film porno francesi. Non sappiamo perché. Basta, adesso, prima di chiudere, vogliamo commentare la mano dell'attore porno francese che anziché metterla a mano aperta sul fianco la mette girata così e la dà di dorso, perché e poi le musichine che mettono non so ma è bellissima la frase, o meglio lo scambio. Basta. Tra loro due, dim que tu m'aimes, e lei risponde oui je t'aime, lui con uno sguardo molto intenso e fa alors sius. È bellissimo. Ma sai che penso, Nino? Facendo conto che Francesco non ci sia, diciamolo. Allora, e questa è una denuncia che posso fare per quanto riguarda il mondo di Facebook. Allora, il porno francese è caratterizzato da dei dialoghi nettamente educati, a differenza di quello che stanno facendo. Tipo, tizie che ti fanno vedere le tette. Però ti parlano degli occhi e la profondità dell'immenso. Cioè, ma come fa? Guardatelo. Sì, ragazzi, guardate porno francesi perché hanno delle musiche veramente interessanti. Prima di guardarli, però, siamo arrivati al momento della chiusura. Però sì, prima di far suonare un altro pezzo per concludere ai pop, io voglio far dire a loro, ai nostri ascoltatori, dove possono seguirvi, quindi pagine Facebook e quant'altro, prossime date che avete in programma, tutte queste cose qui. Allora, abbiamo pagine Facebook, se no Joseph Hall on Facebook, e là insomma più che altro trovate date, o sono piccole orchestre per sessioni occasionali, o Poppo, provateci, cioè nel senso, insomma, se no aggiungete Linda Supino e lei vi dice le date che facciamo. Detto questo, per quanto riguarda magari il discorso più netto, sì, sulla pagina trovate le date. Il 20 siamo a Capua all'Ex Libris per questa rassegna, insomma, di cui parlavamo prima, e li ringraziamo veramente tanto per l'invito. E ultimamente stiamo magari lavorando un pochettino più sull'arrangiamento dei pezzi per questo trio con Augusto Arcaion e Andrea alla chitarra. Stiamo lavorando più che altro per registrare quello che possa essere magari un primo lavoro, che insomma bene o male ci stanno, cioè nel senso i tempi sono maturi, e quindi questo. E domani sera siamo a Gaeta, se volete venire a fare due risate, e domenica facciamo la festa della donna a Mondragone, in un posto fantastico che è aperto da pochissimo, una pizzeria di gente bellissima, quindi insomma trovate tutto sulla nostra pagina. E seguite questa trasmissione perché è veramente figa. Se potete, venite anche qua a vederla. Venite, live. Venite. Voglio ricordare che la replica di questa puntata, oltre ad essere già su YouTube da domani mattina, perché stanotte la pubblico direttamente su YouTube, quindi da domani già la trovate lì, però va anche in replica su www.radiobaiano.it domani alle 5, quindi alle 17. Anche i video live dei Poppo saranno a breve termine, quindi fra domani, Massimo, domani sera sono tutti su YouTube. E poi voglio dire, noi la prossima settimana ci vediamo martedì con Egon del Sogno di Ilse, martedì che ci viene a presentare il pigiamino qui. Sì, andremo in onda verso le 21:30-22, faremo una notturna. E poi giovedì invece saremo con I Treni Non Portano Qui. Sempre belli proprio, però alle 8, quindi prima non devo portare il pigiamino. Poi per le altre date andatevi a vedere il calendario sul sito oppure sulla mia pagina personale su Radio Baiano. Però prima che di far suonare loro, io voglio ringraziare la piccola orchestra per prestazioni occasionali, per essere stata qua, perché sono bravissimi, mi sono venuti i brividi. Raga, voi non li avete visti? Ma riprendili quando fai il video, mi sono venuti i brividi, quindi
auguriamo a loro il meglio. Quando, però, quando fate il disco, poi dovete tornare qua. Ma molto volentieri. Se non tornate, avrò i capelli bianchi. Se no, non sì. tornate, vi vengo a prendere a Mondragone. Sì. E mo vi dico una cosa che voi non sapete. Quando abbiamo, insomma, abbiamo concordato questa serata, questa tizia, Francesca, si preoccupava del fatto che fossi di Mondragone, che Mondragone e Baiano è leggermente lontano, e ci ha fatto pure la rima. E quindi, cioè, nel senso, a volte una premura del genere, insomma, è un fatto figo. Anche qualche locale dovrebbe fare così, anziché portare i tizi dal Canada. Chiamateli a suonare, mannaggia. Ah, veramente, chiamateli. Ma che cavolo. Poi vi registro, vi giuro, vi farò anche la demo per farvela sentire. Gestori dei locali, però che cave cazzi, cioè, nel senso, mo è difficile. Sì, ci mandi video nostri ai locali, okay. Che ne frega. Ragazzi dei locali, comunque sì, lavorate per bene per la musica indipendente o per qualsiasi tipo di musica, che siano anche i tributi fatti con cuore, qualsiasi cosa. Veramente l'importante è che si faccia musica dal vivo e che ci sia gente interessata ad andare a sentire musica dal vivo e non si affuma la sigaretta fuori. D'accordissimo. Prima di chiudere, li facciamo suonare un altro pezzo? Io già sto pronto. Io mi siedo qui. Mo vi faccio una domanda a voi. Volete un pezzo schiattapau o un pezzo tendenzialmente allegro? Tendenzialmente allegro? Io lascio la decisione a lui. Qualsiasi cosa per me va io bene. Io dico tendenzialmente allegro. Va bene, facciamo un pezzo schiattapau. Lo sapevo, lo sapevo. Allora, io vorrei chiudere con una bella botta. Allora, prossimo brano, ultimamente, magari per questo è un fatto che ci sta a una mia amica che proprio dà fastidio ogni volta che gli racconto questo fatto, perché però è così, cioè un giorno, era una domenica, tornai a casa, apri Facebook e vedi che è morto Lou Reed. Mo, Lou Reed chi è? Per tanti, cioè per chi è che non, magari non l'ha ascoltato, è uno che ha fatto tre canzoni che usano le pubblicità, per chi magari l'ha ascoltato un po' di più e insomma è un fatto. Mo, io non è che l'ho ascoltato tantissimo, però c'avevo quel disco giusto in macchina che magari mi accompagnava nei miei 1000 chilometri che mi faccio per fare i fatti miei. E quindi tu, visto che lui bene o male ti ha fatto compagnia, tu dici cazzo, ci perso un fatto, come se avessi perso una persona tra virgolette cara, e vorresti nella massima umiltà scrivere un qualcosa nei confronti di questa persona. Ma dato che i cantautori, o comunque quelli che fanno questo, scrittori, cose del genere, non ci provano, famosi o no, hanno quel grado di megalomania, insomma, che alla fine ti devono parlare di sé. E alla fine inizia a parlare di me nel modo più velato possibile. E questo è lui. Attraverserò spazi fatti di pioggia e di nuvole, venti e correnti, raggi di sole plastici, per raggiungere le stelle e l'universo. Meglio il buio pesto che un puntino da fissare in auto, mentre si promette il finto amore eterno, lungo quanto l'interludio di Vinice in canzoni a manovella, mentre il vetro che si appanna mi dà il chiaro quadro delle cose. Era meglio stare a casa. Attraverserò l'autostrada di notte, finto obiettivo di una libertà costretta e rilegata alle luci prossime ad un'alba, e dormire quando il sole è in cielo e sentirsi falliti a risveglio, anche se il profumo di un caffè lasciato nella moka scalda più del primo sole a primavera, perché chiude in sé l'amore di una madre troppo stanca nel vederti stanco, nel rincorrere la vita che non è mai finita. E ora che ho l'attenzione giusta della casa che dorme, disegnerò altri 1000 fantastici cerchi di fumo nell'aria, malgrado tutto
ho ancora voglia di guardare un tramonto e di seguire la luna fin casa, cercare una sirena nella vasca, sentire applausi per la finta entrata in scena, da giù mi chiamano, pronta la cena. Ora che ho attraverserò ogni ricordo, ogni futile consolazione, amara da spaccarti il cuore, ed accarezzerò ogni tua paura, amore, umore altalenante, guardiano tra le stelle di ogni sogno, speranza, bisogno di essere capito, bisogno di coraggio, bisogno di evitare un bagno freddo, bisogno anche di un pianto, ma se non sarai tu ad alzarti, non lo farà mai il vento, oppure io, che dentro al vento canto. Ora che ho ancora voglia di mille fantastici cerchi nell'aria, ricorderò questa vita come un circo che viaggia senza una meta, malgrado tutto, forse è meglio così. Imbarazzo, no, ci possiamo baciare. È per la tristezza che abbiamo finito. Manuel, mo stai esagerando, però i barzelletti no. No, Manuel, no. Più che altro, sai perché la vorrei pure far raccontare, però prima cosa loro dopo devono tornare a Napoli e poi io devo andare urgentemente in bagno. Quindi dobbiamo, mi troverò occupato se ci fai tu però prima. No, più che altro è che noi qua non andiamo in bagno, cioè non abbiamo il bagno, quindi io devo aspettare che torno a casa. Quando l'hai detta così? In diretta te l'ho detto. L'hai detta così, non va pure. Vabbè, abbiamo anche bagni alternativi, quindi per i maschi c'è. Sì. Boh, infatti il problema, sì. Io sto cercando di risolvere il problema a lui, non a te. Comunque, grazie ai Poppo per essere stati con noi. Grazie a voi. Presto troverete replica della puntata e video su YouTube. Noi ci vediamo martedì, sempre alle 20, su www.radiobaiano.it con Radio Indifferenti. Mandiamo il nostro jingle. Ciao! Se questa musica vi lascia indifferenti, se dalla massa vi sentite indifferenti.